Libro possibile, Emilio Targia oggi presenterà il suo libro su Happy Days, la nostra storia, con prefazione di Fonzi. 50 anni, compie 50 anni, li dimostra? Allora, in parte sì e in parte no. Ringraziamo innanzitutto Minerva che ha voluto spendersi in questa operazione meravigliosa di un libro di 500 pagine che con quello che costa la carta oggi e i colori è un'impresa possibile più che un libro impossibile, un libro possibile anche questo, e anche Max Pezzali che insieme a Harry Winkler ha firmato un intervento veramente prestigioso, e soprattutto il mio coautore che è Giuseppe Canelli, che è il più grande collezionista del pianeta di oggetti di Happy Days. Ci siamo visti a cena qualche tempo fa e ci siamo accorti incredibilmente che non c'era un libro su Happy Days in tutto il mondo. Abbiamo controllato con attenzione e in maniera minuziosa e abbiamo pensato che in occasione dei 50 anni, questo accadrà a gennaio 2024, 50 anni da questa serie, fosse stato opportuno, necessario, divertente, insomma coinvolgente, fare un libro che raccontasse almeno agli italiani, poi forse usciremo anche all'estero, la storia vera di Happy Days, dietro le quinte, le curiosità, i personaggi primari, quelli secondari, insomma tutto il mondo di Happy Days. La nostra storia è la loro, ma la nostra storia è anche quella di tutti noi. Il tuo personaggio preferito di Happy Days? È difficile, domanda difficile, risposta altrettanto complicata, forse Ralph, con cui siamo anche diventati amici, perché rappresenta la leggerezza, rappresenta l'allegria, rappresenta la capacità di sdrammatizzare, di cogliere l'attimo, di vivere la vita in tutti i suoi, in tutte le sue declinazioni. L'ha fatto anche nella vita reale, perché ha fatto Happy Days, ha fatto il regista, ha fatto l'attore, ha fatto il doppiatore, ha doppiato i cartoons, è diventato anche un ottimo crooner. Quindi Ralph, secondo me, in qualche modo incarna un po' non solo il sogno americano, ma anche la capacità di trovare nuove vite e nuovi giorni felici in qualche modo. E quello invece che non potevi sopportare quando eri più giovane? No, nessuno, qualche gang giovanile che infastidiva Harry Winkler, che infastidiva Fonzi, ma per il resto forse dovrei citare Johnny, in Italia Sottiletta, in realtà in americano era Shortcake, che, insomma, della quale quelli della mia età sono stati un po' innamorati, e che insomma è stata purtroppo stritolata da un meccanismo più grande di lei e ci ha lasciato qualche tempo fa. Però Johnny era un po' la fidanzatina ideale di tutti noi che guardavamo Happy Days, alle 7:20 spegnavamo il mondo, ci mettevamo, occupavamo in maniera militare il salotto di casa. E fermavamo il tempo in qualche modo e rivendicavamo anche noi il nostro diritto alla leggerezza anche quando avevamo 10, 12, 13 anni.